esempio ascoltare i nostri figli quando ce lo chiedono loro e non quando vogliamo noi, eh? Quindi anche alle ore impossibili notturne, quando Vittorio sentiva il bisogno di parlare, di raccontare, io ero lì, poi fa niente, se veniva quasi mattina, sempre il cuore aperto. Quindi ho voluto dirvelo perché adesso sono contenta di questo. E vedremo anche lui. Sapete che è nata, abbiamo formato una fondazione, si chiama Vittorio Arrigoni Vicutopia Onlus. Allora abbiamo deciso con Alessandra, la figlia, che quello che si ricaverà andrà alla fondazione, che si occuperà di progetti sia qui, sia in Palestina e sia dove ci sarà bisogno. Grazie ancora. Contro di 45 gradi, altrimenti ti vengono riflessi. Ma va bene, quello è bello. Infatti, forse di là, ma no. Sì, dov'è Roberto? Qua dietro. Hai fatto la foto, Roberto? Sì, ecco, magari con l'altro. Si fa un bel sorriso, signora? Insomma, ha un bel sorriso. Ha un sorriso un po' triste. No, è venuto bellissimo proprio. Sì, perché comunque ha dato tanta vita, ha lasciato tanta vita, tanta speranza, sì, questo è importante. Sì. Vorrei trasmettere la mia figlia, se uscirà lì buono. Così leggerai cosa scriveva Vittorio da bambino. Già le belle cose che scriveva quando era piccolino.